Cari ragazzi, bentornati sul canale. Nuova settimana, nuovo video, nuovo appuntamento con Capitan Tsubasa Story, la storia di Holly e Benji raccontata da me con l'aiuto e la piacevolissima partecipazione di Paolo National Italia. Ogni settimana, come sapete, andiamo a raccontare un nuovo episodio della storia del manga o dell'anime di Capitan Tsubasa Holly e Benji, e questa settimana, per la seconda puntata regolare dopo l'episodio pilota e la puntata della scorsa settimana, andiamo ad affrontare la partita Giappone-Thailandia, episodio chiave delle qualificazioni asiatiche. Siamo in quell'arco narrativo, siamo in quel periodo lì, qualificazioni asiatiche che porteranno poi il Giappone, in caso di qualificazione, ai mondiali giovanili. Ma è inutile che stiamo qui a far finta che non si qualificano, però vediamo come, scopriamo insieme come. Come sapete, questa è una serie a cadenza regolare che trasmettiamo in diretta su Twitch ogni mercoledì, indicativamente tra le 16.30 e le 17. Trovate tutti i riferimenti al mio canale e quelli di Paolo in descrizione. Come sempre ragazzi, vi chiedo di lasciare un like se il video vi piace, scrivete nei commenti cosa ne pensate, cosa cambiereste di questo formato, di questa serie, di queste modalità di approccio alla narrazione. Iscrivetevi al canale, che fa sempre piacere, date una mano a tutti noi a crescere. E noi ci vediamo a fine video per i saluti e i prossimi appuntamenti. Innanzitutto, ciao, avrete sicuramente notato il nuovo look di Paolo, eh? Molto fresh. No, e allora, il look di Paolo è fresh, però allo stesso tempo il buon Paolo non ci ha potuto raggiungere questa sera per motivi organizzativi. Ha avuto un impegno all'ultimo momento che gli ha un po' tagliato i tempi, però la stanza su Discord è pronta, se dovesse arrivare a fare in tempo, tac, si collega e il suo alter ego lascerà posto alla sua camera. Noi non possiamo pensare di fare questa serata, questo racconto nostro solito senza di lui, e quindi il buon Nitta sta qui e ci accompagna, ecco. Eravamo rimasti al numero 41 di Star Comics 2003, la coda di Star Comics 41-2003, che andiamo a recuperare proprio dall'ultima parte che avevamo lasciato settimana scorsa, ok? Eccoci qua, eravamo rimasti proprio qui all'inizio di Giappone contro Taipei. Ale Ale, intanto tutti lo prendono per i fondelli, ma online un Müller ha dovuto usare la sua super parata per evitare un suo gol. Non so di chi parli, di Nitta probabilmente, ma non lo so, buon per Nitta. È un evento più unico che raro. Allora, torniamo al nostro racconto. Siamo in coda di, dicevo, Capitan Tsubasa 41 inizia Giappone contro Taipei. Tsubasa è prontissimo a scendere in campo, il giocatore più in forma della sua compagine. Anche Taipei un po' stupita della distribuzione della formazione giapponese, con le riserve sostanzialmente tutte scassate, e con Matsuyama che, a causa dei troppi esercizi alla parte superiore del corpo, ha ormai delle braccia oblunghe. Vedete che in questo caso il suo polso è praticamente all'altezza del ginocchio. Io non so che anatomia abbiate voi che state seguendo questa live, però vedete la conformazione di Matsuyama in questa occasione. E andiamo a vedere subito gli starting 11, la formazione del Giappone contro Taipei. Vediamo chi schiera in campo il Mister Gamo per questa partita delle qualificazioni asiatiche. Vi ricordo, nelle qualificazioni asiatiche passa solo una delle quattro squadre del girone. Le più quotate sono Giappone e Thailandia, quindi solo una passerà alle fasi successive delle qualificazioni asiatiche. Tanto grande Areale, grazie mille dell'abbonamento, del tuo Prime, gentilissimo. Poi in coda alla live ti mando il link per il gruppo Telegram, quindi grazie mille del tuo abbonamento Prime, gentilissimo. Siamo 699 follower ragazzi, quindi chi lascia il follow adesso avrà l'onore di essere il 700esimo follower, quindi non so, è un onore che io non mi farei scappare, mettete un cacchio di cuoricino. Torniamo avanti, ciao Ghost. Sta live pomeridiana, il nostro appuntamento fisso del mercoledì con la storia di Capitan Tsubasa. Quindi starting 11, Morisaki in porta, al centro della difesa il nuovo libero reinventato Mizugi e Takasugi, alle fasce, alle ali, Ishizaki e Kishida, il redivivo Kishida. Non posso lasciare due follow, va bene. Ok, al centrocampo
mediani, guardiani della difesa, Matsuyama e Izawa. Trequartista, regista, playmaker, o come è chiamato nelle traduzioni inglesi del manga, game maker. E ricordatevi questa parola, perché su Tsubasa ruoterà tutto intorno a questo essere il suo game maker del centrocampo. In attacco, una formazione che Dario Argento scansati proprio da film dell'orrore, perché ci sono davanti Kisugi, Taki e al centro Sorimachi. Veramente un trio che Aldo, Giovanni e Giacomo probabilmente al loro posto avrebbero ottenuto risultati migliori. Quindi ecco, questi qui sono gli 11 del Giappone pronti ad affrontare Taipei. E la prima sfida è proprio per il capitano, per capitano Tsubasa Ozora, che al proprio prima dell'inizio della partita lascia la fascia di capitano. Matsuyama lascia la fascia di capitano a Tsubasa, facendogli ereditare anche lo spirito di Yuga. Racconta Matsuyama nel passaggio della fascia che Yuga ha difeso quel vessillo, quel simbolo del Giappone, con le unghie, con i denti, di fronte a mille avversità, di fronte ai set del Giappone reale, agli allenamenti di Gamo, di fronte alle pressioni della stampa che voleva che andassero, lasciassero nazionale per andare a giocare tra i professionisti. Insomma, quella fascia è il cuore di Yuga, è il cuore di Matsuyama che l'ha ereditata, e ora viene passata a Tsubasa. E Tsubasa sente la pressione di quella fascia. E non si lascia indietro, non lascia indietro la gamba, non lascia indietro il piede, è il primo a gettarsi su tutte le azioni. Intercetta la prima palla vagante, intercetta i primi dribbling di Taipei ed è il primo a recuperare il pallone quando vaga a centrocampo. Tanto saluto. Buon Dark Ray, ciao Dark, ben arrivato. Perché Morisaki diceva Ale è in porta normale, assolutamente, questo è un gap del Giappone che da anni non è ancora riuscito a trovare un sostituto di Morisaki. E il numero 41 termina così proprio con Tsubasa che inizia a lottare con Taipei a centrocampo, e andiamo a inaugurare il numero 42 del manga, ok? Sempre Star Comics 2003, quindi l'edizione italiana. Tutto quello che sto raccontando lo potete recuperare in questa versione del fumetto. Purtroppo lo dovete recuperare usato, perché Star Comics non stampa più le ristampe di questa serie, e alcuni dei motivi per cui non lo può fare li scopriremo durante questa live, però questo è il volumetto che sto leggendo e che vi sto raccontando. Altro cover story che ci fa capire quale sarà il leitmotiv di tutta la descrizione. Tornando alla partita contro Taipei, è vero, Tsubasa è un asso, gioca in Brasile, è uno dei giocatori più forti d'Asia, senza dubbio, nei suoi pari età, ha maturato un'esperienza internazionale, giocando nel San Paolo contro avversari fortissimi, ma i suoi compagni di squadra sono cotti come delle bisce. Non ne hanno, non riescono a stare al ritmo del gioco di Tsubasa, che amministra il pallone alla solita velocità, alla solita rapidità con cui è abituato a giocare con i propri compagni di squadra di club, ma i compagni non ce la fanno, un po' per limiti loro, un po' perché gli allenamenti di Gamo li ha fondamentalmente massacrati, sono tutti incerottati, mezzi infortunati, non arrivano sul pallone. Quando Tsubasa crossa su Taki, come ha fatto 100.000 volte durante le medie, alla velocità con la quale Taki può raggiungere il pallone, ecco che questi non arriva e perde il possesso della sfera. E vedendo questa prestazione minima da parte del Giappone, anche Taipei prende coraggio, quindi dice: caspita, ma allora il Giappone non è tutta questa furia che ci aspettavamo dai vincitori del torneo internazionale in Francia pochi anni fa. Quindi c'è qualcosa che non va, e questo essere un po' arrugginiti, un po' incriccati, fa sì che Taipei riacquisti gradualmente vigoria e speranza di portare a casa la vittoria. Ed è il primo gol ad arrivare, ed è proprio di Taipei, perché su un'azione recuperata una sfera vagante dopo un passaggio purtroppo non intercettato per l'ennesima volta di Tsubasa, Taipei si affaccia dalle parti della difesa giapponese, arriva un tiro in porta deviato da Matsuyama verso
i pali difesi da Morisaki, che viene preso di sorpresa, e la palla che si insacca alle sue spalle, in fondo al sacco, per l'1-0 di Taipei. Tra gli spalti, i 7 del Giappone reale non mi sembrano particolarmente preoccupati, non sono stati convocati da Gamo, non sono tra i protagonisti di questa partita, sono lì a farsi allegramente i fatti loro, guardano la partita ma con un malcelato disinteresse, e non sono i soli attenti osservatori di questo evento, perché ci sono i 3 protagonisti della nazionale thailandese che se la sghignazzano vedendo, caspita, se questo è il Giappone, qua facciamo man bassa dei nostri avversari. Quindi la prima reazione da parte degli avversari del Giappone è quella proprio di sghignazzarsela. Che strano, Morisaki ha preso gol. Ciao Gabriele, ciao Lenz, ben arrivati ragazzi. Se non ci fosse stata la deviazione, Morisaki l'avrebbe parata. Probabilmente sì, probabilmente no. Vediamo alla fine come andrà a fine la partita. Ma intanto Taipei è in vantaggio. Reagisci Giappone, si chiama così questa copertina, perché è necessario che il Giappone trovi una svolta, una chiave di lettura per questa partita che si sta mettendo oggettivamente male. Oggettivamente male. E il primo a reagire, a trovare le forze dentro di sé per una svolta, è Izawa. Di fronte a uno Tsubasa costretto al torello da parte di Taipei, che lo dileggia anche, dice sarei anche un superasso, ma non puoi giocare a pallone da solo, non si gioca a calcio da soli contro 10-11 giocatori, quindi vai Tsubasa, facci vedere come fa il torello. Quindi Tsubasa centrocampo costretto a rincorrere tutti gli avversari, il primo a reagire è il buon Izawa, che lanciando come un gladiatore le fasciature lontano dalla sua fronte, dà il buon esempio a tutti i compagni e si getta contro Taipei per andare a reintercettare quel pallone vagante. Lo intercetta e lo serve prontamente a Tsubasa. Vedete come in un allungo disperato riesce a raggiungere quella palla vagante, la cattura e serve al capitano. Capitan Tsubasa, il game maker del Giappone, la prima sfera per la rinascita della nazionale giapponese. Qui Tsubasa ha un ragionamento anche abbastanza lucido e sensato. Se i miei compagni non arrivano al mio solito gioco, sono io che devo adattarmi al loro ritmo attuale. Non sono loro a essere scarsi tanto quanto la situazione di difficoltà che stanno vivendo. E posso metterli in condizione di giocare bene. Passa quindi una palla a Ishizaki sulla fascia, una palla lunghissima che normalmente Ishizaki avrebbe catturato, ma dato le condizioni è un po' indietro rispetto al ritmo di questo pallone. E qui avviene la pensata di Tsubasa, una palla lunga ma che con l'effetto, il classico effetto con cui ha colpito 100.000 palloni, arriva lì sulla zolla. La palla gira, ruota e torna verso Ishizaki, che riesce a intercettarla prontamente ed è pronto a servire i compagni. Qui Ishizaki studia il cross in mezzo. C'è Tsubasa, ci sono tutti i compagni in attacco, debitamente marcati dai giocatori di Taipei. Ma qui Ishizaki trova la lucidità, trova il momento di attenzione massima per analizzare la situazione. Invece di un canonico, classico, tradizionale, se volete anche facile, cross in mezzo, decide per un retropassaggio. Trova libero Matsuyama, che arriva dalle retrovie. Pallone radente di Matsuyama, eagle shot di Matsuyama dalla distanza e ristabilita la parità fra Giappone e Taipei ancora nel primo tempo. 1-1, gol di Matsuyama e Taipei stordita. Allora, mi interrompo un attimo perché ho visto Turubi che è interessato ai tornei di Rise. Tornei di Rise ne abbiamo quanti ne vuoi. Qui c'è il canale Telegram per partecipare, entra lì e ti diamo tutte le informazioni per partecipare ai tornei di Rise of New Champions. Voi non avete mai visto cosa ha fatto Ishizaki Rising Sun. Ci arriveremo. Ciao Gabriele, ben arrivato.
Ok, perché c'è Nita sotto di te? Perché Paolo è assente, però la sua cattedra non l'abbiamo lasciata vacante. C'è Nita che fa da copripista e appena Paolo arriva togliamo Nita. Quindi torniamo alla storia. Ah, c'è Paolo? Ah, eccolo qua. Non ti preoccupare, come vedi ho messo il tuo feticcio, però se stai qui con noi va benissimo Paolo, non c'è problema. Eccolo qua, quindi il pareggio del Giappone su Taipei. Ricomincia la partita e di nuovo Matsuyama al centro dell'azione. Ed è lui a diventare il game maker per una volta. Trova libero Tsubasa in mezzo al campo e da lì posizione troppo invitante, un cioccolatino per l'asso del Giappone. Flying Drive Shot, la nuova versione del tiro aereo di Tsubasa, studiata e sviluppata in Brasile. La palla disegna nel cielo un arco rotante, quindi non dritto per dritto, ma un arco rotante, e la palla che si infila nel 7 della porta di Taipei. Triplice fischio, da lì non succede più nulla. 2-1 per il Giappone, che per i capelli, per il rotto della cuffia, riesce a ribaltare la partita e a vincere contro una nazionale abbordabile come Taipei. Le reazioni non mancano, esatto, il flashone è arrivato, esatto, cioè Shia e Pallaric, esatto, il flashone di Tsubasa è arrivato con il flying drive shot out of nowhere, boom, è arrivato il flashone così, d'improvviso. Tanto c'è il buon Mirko che ci fa un raid. Grande Mirko, grazie mille. Adesso purtroppo non ho i miei mod che mi possono dare una mano, ma grazie Mirko del raid, ma che belli che siete. Grazie mille di essere qui con me. Grazie mille, stiamo raccontando, lo dico anche per i nuovi spettatori che stanno arrivando, la storia di Capitan Tsubasa dalla partita delle qualificazioni asiatiche contro la Thailandia. Belli, ciao, buonasera a tutti, grazie del raid e grazie di essere qui. Troppo gentili. Dove ero rimasto? Ho perso il filo, cazzarola. Ok, eccoci qua, sugli spalti intanto. Ci sono, come dicevo, un po' di spettatori interessati, perché il buon Wakashimazu è lì, che guarda la nazionale che ha abbandonato da lontano, tanto grazie a Cal su 82 per il follow, ben arrivato, e la nazionale thailandese che se la ride allegramente, dice ma questo Giappone non vale una mazza, con un cappello improponibile, con una coppola quasi di italica memoria, però fatta con un feltrino proprio lì, sembra un vellutino infeltrito, vabbè, lascialo lì, boh, Kashimazu che passa davanti al tutto il resto della federazione giapponese, fregandosene altamente. E anche stavolta il Giappone l'ha svangata senza di lui. Esatto, sono uguali, Sakura Reina, esattamente. Le reazioni in Giappone non si fanno attendere ed è severissima la critica al Mr. Gamo per il trattamento che sta riservando alla sua nazionale, nonostante sia arrivata la vittoria. Ciao Filippo, ben arrivato. Intanto, in Italia, no, Mizugi non fa niente durante quella partita. Durante quella partita Mizugi non fa niente, fa il libero e prendono gol anche su quell'azione, ma lui non ha colpe. Ci spostiamo geograficamente in Italia, andiamo a trovare un altro dei protagonisti di questo arco narrativo, il buon Shingo Aoi, che vedete si sta allenando in una maniera sobria e umana, che è consigliata da tutti i personal trainer di qualsiasi palestra, no, attaccatevi un copertone e cominciate a correre, sono due nell'immagine, se ne vede uno solo, e lui corre col copertone attaccato, non per niente è un nome italiano. Perché in Dream Team Okashimazu anche attaccante l'hanno inventato loro? Succede davvero, ma lo troveremo più avanti nella storia. Non è questo l'arco narrativo dove avviene questo cambio di ruolo per Okashimazu, è nei Golden 23, quindi tra due archi narrativi. Però ricordiamoci che esisterà e succede in Dream Team, ci sono un po' di spoiler, ma correttamente. Sta facendo CrossFit, sì, esattamente. Non c'è Paolo, Filippo forse arriva più tardi, forse no, però c'è Nitta che fa le sue veci. Nel frattempo, mentre Shingo si allena sempre con la primavera dell'Inter, ricordiamolo, il buon Calimero, il magazziniere custode del campo di Appiano Gentile, lo chiama perché è arrivata una lettera per lui dal Giappone e bisogna prestarci un attimo di attenzione.
La slide si chiama Tu ami il calicio, perché è bellissima la lettera che l'associazione giapponese in Italia, in italiano, manda all'Inter. Ed è questa qui, Minato Gamo manda questa lettera. Inter Milan, quindi Inter Milano, faccia tornare Shingo Oi urgentemente in Giappone. E fin qui tutto bene. Associazione Calicio di Giappone. Ok, grazie, perfetto. Associazione Calicio di Giappone, grazie. Arigato, arigato. Manda lettera a Inter per fare tornare di Shingo di Aoi. Fai tornare di Shingo di Aoi. Ok. E quindi Shingo Oi riceve questa bellissima lettera con sottoscritto con i caratteri giapponesi: idiota, muoviti a tornare in Giappone, Gamo. E Shingo ride, se la ride contento. Anche da soli si sfottano, sì sì, assolutamente. No, beh, ma lì penso che sia l'errore di traduzione, no? Tu ami il calicio, esatto. Shingo prende bene, contento, è lusingato delle attenzioni della sua nazionale, ma ha un altro chiodo fisso. Vuole al più presto essere promosso nella Serie A del calcio italiano. Vuole assolutamente andare a giocare il prima possibile con la prima squadra dell'Inter, perché è successo un fatto importante nella storyline e nella caratterizzazione di Shingo Oi. Vi ricordate quando nel primo episodio vi abbiamo raccontato io e Paolo dell'esordio, scusate, dell'ultima partita in primavera di Gentile, il difensore della Juve, che andò a giocare contro Shingo, che l'Inter stava vincendo 1-0 contro la Juve in quel di San Siro, e infastidito dall'atteggiamento un po' sbruffone, senza un po', di Aoi, decise di scendere in campo per dare una sistemata al nostro Shingo. Ebbene, è sceso in campo. La Juve ha vinto 2-1 e Shingo, dal momento in cui Salvatore Gentile è entrato in campo, la palla, la boccia non l'ha vista più. La boccia non l'ha vista più ed è stato anche pesantemente redarguito dal difensore, dalla promessa del calcio italiano. Ha detto: il calcio è uno sport per gentiluomini, non per scimmie esibizioniste acrobate come te, per cui stai al tuo posto, amico giapponese. Quindi sarà anche lì una bella punticella di razzismo per non farci mancare niente. Puoi unirti al gruppo Telegram Calcio Ruby cliccando sul link che ti ho mandato e scaricando l'applicazione Telegram gratuita per il tuo smartphone o anche per PC. Quindi dopo questa scoppola Shingo non è tanto dell'idea di tornare in Italia, in Giappone scusate, perché dice: io c'ho da fare qua, tanto in Giappone c'è Misaki, c'è Yuga, c'è Gito, i fratelli Tachibana, Tsubasa, non hanno bisogno di me, in questo momento se la possono cavare benissimo. Ma allegato al messaggio chiesto da Gamo, con cui si chiedeva a Shingo di ritornare, c'è anche un articolo di giornale dove è ben descritta la situazione del Giappone. Il Giappone deve affrontare i peggiori avversari possibili, gli allenatissimi thailandesi e di Yuga, Misaki e compagnia cantante, come abbiamo visto settimana scorsa, non c'è più traccia in nazionale. Avete visto, sì, la gentilezza con cui Gamo chiede Shingo di tornare in Giappone. Come posso unirmi al gruppo Telegram? Tramite quel link che ti ho girato, oppure devi prima scaricare Telegram, è un'applicazione per il tuo smartphone. Ho una domanda: perché Aoi ha la maglia più larga di quanto dovrebbe essere? Il suo stile, come Yuga ha le maniche tirate su, come Gito ce l'ha tre quarti, come Tsubasa ce l'ha nei pantaloncini, cosa che, non so, chi usa la maglia dentro i pantaloncini, lui ce l'ha più larga e lunga. Eh sì, perché i peggiori avversari sono i thailandesi, dove ci sono i tre fratelli Consawat, dove c'è il capitano Singbrasert Bunnak. I tre fratelli Consawat sono campioni di Sepatakuro, una disciplina diffusa nell'estremo oriente, in Thailandia, Malesia soprattutto, che si gioca con quella palla fatta di legno ed è un misto fra pallavolo e tennis, ma che si gioca sui piedi. Una rete molto alta, fa un calcio molto acrobatico, però circoscritto a quella zona dell'Asia. Ma arriveremo più tardi a parlare anche dei Consawat. In questo momento loro sono i 3-4 pilastri della nazionale thailandese di calcio, che vuole qualificarsi per i mondiali giovanili e che sta facendo polpette di tutti i suoi avversari. Punteggio in doppia cifra in tutte le partite che hanno giocato. Quindi anche lì volano mazzot, volano mazzot. Andiamo avanti. Tac. Pronti alla partita contro la Thailandia, ok? In attesa di eventualmente una risposta di Shingo e
dell'assenza di Wakabayashi, come sapete infortunato, e dei 7, il Giappone si approccia alla Thailandia. Prima di iniziare la partita, però, ricordatevi una cosa: sulla base dei punteggi delle qualificazioni asiatiche, come vi dicevo, ne passa una sola. Il Giappone è dietro di un punto alla Thailandia rispetto alla Thailandia. In caso di pareggio, quindi scusate, il Giappone e la Thailandia sono a pari punti. In caso di pareggio, però, per la differenza reti, il Giappone ha vinto sempre per un minimo scarto contro la doppia cifra della Thailandia, per la differenza reti sarà la Thailandia a passare il turno. Quindi il Giappone ha solo un'opzione di risultato, può soltanto vincere e deve fare affidamento su Tsubasa, ancora fresco del pallone di sfida ricevuto, se vi ricordate, in aeroporto, dove la Thailandia lanciava il guanto di sfida a Tsubasa, la nazionale giapponese, no? Ricordatevi quel pallone scritto in caratteri thailandesi. Adesso arriva la traduzione, quindi Tsubasa sarà quanto? 15 giorni che è arrivato prima della partita con la Thailandia? Una settimana? Adesso arriva il traduttore, una scena bellissima, loro sono in spogliatoio che si cambiano, arriva il traduttore col pallone e dice: ragazzi, l'ho tradotto, so cosa c'è scritto, in questa partita vi facciamo il culo. Grazie, questa è la traduzione del pallone dopo ben 10 giorni. Potenti mezzi degli anni 90. Gamo, uomo di polso e uomo di sostanza, però ha le idee molto chiare, sa benissimo chi sono i suoi avversari e sa benissimo che in un approccio aperto probabilmente verrebbe sovrastato dalla potenza offensiva della Thailandia. Quindi la tattica è una sola: tutti chiusi in difesa, contropiede, palla Tsubasa e cercare di offendere. Dobbiamo cercare di contenere il più possibile le azioni offensive della Thailandia. Sono molto più forti di noi dal punto di vista offensivo in questo momento e non possiamo permetterci di prendere un'imbarcata, perché probabilmente non avremmo la forza per ribaltare la partita. Catenaccio time, esattamente. Esatto, ma anche fosse una tavola dell'antico Egitto. Nello spogliatoio della Thailandia, per anticipare quello che dice Shia, esattamente, l'approccio è totalmente diverso, i giocatori sono belli, tranquilli e carichi, la tattica assolutamente guidata e abbracciata dal capitano Bunna, che è azione su Tsubasa. Gli altri 10 valgono poco e niente, è su Tsubasa che dobbiamo concentrarci. Se spezziamo in due Tsubasa, il Giappone non avrà la forza per recuperare e anche stavolta usciremo dal campo con una vittoria, con due gol, con gol di due cifre. Un numero di gol pari a due cifre, quindi dal 10 in su. Sono tutti molto carichi e affidano a Bunnak il compito di prendersi cura in maniera amorevole del capitano Tsubasa Ozora. Ci penso io, dice lui, lasciate a me Tsubasa, voi andate a giocare tranquilli come sapete fare. Si parte, questi sono gli 11 che giocano per il Giappone. In porta Morisaki, difesa Mizugi, Takasugi, Shizaki e Kishida, quindi confermata la difesa che ha giocato contro Taipei. Tsubasa, Izawa, confermato, Sano e Matsuyama, quindi Sano che prende il posto, adesso non mi viene di chi c'era sono tre qua, forse di Taki, ecco, Kisugi e Sorimachi, quindi vedete che comunque giocano un po' più arretrati, esce Taki, si gioca con due punte, un centrocampista in più per il coach Gamo. Dall'altra parte c'è una maglietta numero 20, quella di Shingo, che non è stata raggiunta in tempo dal suo proprietario, quindi il Giappone parte così. Classico 4-4-2, senza attacchi sull'esterno, ma con un centrocampista un po' più di sostanza come Sano. I giapponesi sono belli carichi, eh? I giapponesi sono carichi e pronti ad affrontare l'avversario davanti a loro. Dall'altra parte non vi sto a leggere tutti i nomi dei giocatori thailandesi, tanto è poco importante, vi basti sapere che c'è il capitano Bunnak, che vedete, vediamo se riesco a farvelo vedere, che è qui, e poi ci sono i tre Konsa, Watasakun, Chana e Faran, ok? Eh sì, questo è Sano, 1,10 m praticamente, va bene. Quindi questi sono i giocatori che si approcciano alla partita contro la Thailandia. Mister, tutto chiaro, perché Gamo ha detto: state sereni che la Thailandia appena inizierà la partita ci attaccherà sprombattuto, per cui noi conteniamoli, aspettiamoli, poi partiamo in contropiede. E infatti, come inizia la partita, Chana, Faran
e i fratelli Consovat cominciano a palleggiare sereni a metà campo come se niente fosse, come se il problema non si ponesse. Perché noi dobbiamo aggredire il Giappone? Noi in fondo dal pareggio va bene, siete voi giapponesi che dovete vincere. Venite su voi, non c'è problema, noi siamo qui che vi aspettiamo sereni e pacifici. Forza, venite qua. Anzi, già che ci siamo, un bel tiretto alla distanza da parte di uno dei tre fratelli Konsawat di Sakun. Una bella cannonata, boom, così per gradire. E vediamo come reagite. E come volete che reagisca il Giappone, con l'unico modo in cui sa fare, con Tsubasa che come al solito si frappone come diga fra la Thailandia e la porta, difesa brillantemente almeno per i primi 5 minuti da Morisaki. Tsubasa è l'unico argine, è l'unico che ha la forza di poter trovare un'offensiva nei confronti della Thailandia. La situazione non è brillantissima per il Giappone e Tsubasa lo sa bene. Fallo sulla tre quarti della Thailandia su un dribbling di Chana che agilmente e abilmente, da scafato giocatore qual è, riesce a guadagnarsi un primo calcio di punizione. In barriera, vedete, hanno messo giusto quei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giocatori, giusto perché la situazione è tranquilla e la squadra ha tutto sotto controllo, quindi bastano solo 7 cristiani in barriera per poter provare a difendersi da... No, non è Gito, è Takasugi, non è Gito, non c'è. Gito è stato cacciato settimana scorsa. Quindi tutto tranquillo, non temiamo i calci piazzati della Thailandia. Siamo solo il 7 in barriera. Che tolgo questo, mi dà fastidio. Ok. Tanto rimettiamo la musichetta che è finita la colonna sonora. Tac. Ok. In quel momento ai giapponesi torna in mente un messaggio ricevuto da Misaki. Misaki, come sapete, come abbiamo raccontato più volte, è stato allontanato dal ritiro da Mr. Gamo dicendogli che era troppo poca personalità di trovare il suo stile e il suo carattere da utilizzare all'interno del campo da gioco e nel calcio. E qui Misaki fa quello che sa fare meglio. Va in giro per il mondo col padre, approfitta di questo periodo di ritiro forzato fuori dalla nazionale per andare in giro con il padre a cercare nuove ispirazioni in giro per il mondo. E qui lui, nel suo peregrinare, è stato anche in Thailandia. E in Thailandia ha potuto ammirare il Sepattakuru e ha potuto ammirare anche i Konsawat in azione. E in una lettera mandata a Tsubasa e al resto dei giocatori della nazionale giapponese, descrive per filo e per segno quali saranno le modalità di attacco dei Konsawat, come funziona il loro gioco aereo, come funziona il Sepattakuru, quali sono i punti di forza e di debolezza. È un gioco aereo fortissimo, basato su l'agilità e la combinazione dei tre fratelli, che sono assolutamente dei fuoriclasse in questo sport, dove il calcio aereo è addirittura superiore a quello dei fratelli Tachibana come altezza e intensità. E per contrastarlo è necessario intervenire col giusto tempismo e con la giusta potenza. Attenzione, perché da quelle parti il bombardamento aereo è veramente incessante. Parte quindi il calcio di punizione da parte dei Konsawat. Gioco combinato aereo. Tsubasa e Ishizaki, ascoltando i saggi consigli di Misaki, arrivano sul pallone. Piedoni incrociati e palla lontana dalla porta. Misaki ha scritto un romanzo in pratica, sì, in una lettera di un foglio in realtà gli ha scritto tutte le regole del Sepattakuru e la storia dei Konsawat e compagnia cantante. Tamsoft non ci ha dato la Thailandia per paura che spammassimo i fratelli peggio dei due castori. È probabilissimo che ci fosse quel rischio, però almeno all'inizio almeno l'avremmo avuti un po' di qua un po' di là, no? Invece così c'erano solo loro e abbiamo dovuto correre ai ripari. Se Chana si è esibito nel dribbling del gatto per seminare il panico nelle retrovie del Giappone, ma non solo, anche a centrocampo, nei ranghi del Giappone l'uomo più agile è senza dubbio Sano, quello più fresco, quello che ha recuperato meglio dagli allenamenti di Gamo, che è stato forse meno impiegato nelle partite precedenti, che sta dando una grande mano a Tsubasa per riuscire a scardinare le difese della Thailandia.
Se sblocco, cosa pensa Matteo? Cosa succede? In questo momento niente, perché non interrompo la narrazione per sapere cosa ne pensa Matteo. Glielo chiediamo a fine live, va bene. Sano infatti parte col suo dribbling del topo, quindi dice se lui è il gatto io sarò il topo, riesce a insinuarsi davanti a Bunnak e senza neanche tentare minimamente il duello lascia il pallone libero a Tsubasa, che da centrocampo scarica il suo colpo, il suo drive shot classico al limite dell'area di rigore e porta in vantaggio il Giappone. Ciao Kalsu, grazie di essere stato con noi, buona continuazione. Scarica il pallone, quindi come abbiamo detto 1-0 per il Giappone, quasi a sorpresa, in un colpo che nessuno probabilmente si aspettava, parte e passa in vantaggio la nazionale giapponese. Tsubasino, bello felice, tranquillo, diceva, guardate, avete visto, la tattica ha funzionato, contropiede, abbiamo stoppato in difesa l'azione dei Consawat e siamo ripartiti e ho segnato, quindi la tattica di Gamo è assolutamente perfetta. Giappone in vantaggio, in maniera quasi insperata e quasi inspiegabile, ma Giappone in vantaggio. I Consawat sono scossi, quasi al limite della furia, per il gol subito e per aver visto le loro tattiche annientate. Bunnak è nero. Il Giappone si trincera in difesa, con Tsubasa davanti a Matsuyama e Aizawa e con Mizugi a gestire, come suo solito, brillantemente, come l'ottimo libero che è, tutta la manovra difensiva, guidando il fuorigioco, le intercettazioni dei compagni, insomma, riesce a leggere come un libro aperto tutte le azioni della Thailandia. Bunnak diventa senegalese, no, nero in quel senso, nero di rabbia, nero di rabbia. Bunnak capisce benissimo psicologicamente la situazione in cui si trovano in Consawat ed è il primo a richiamarli all'ordine, a dire cambiamo impostazione offensiva, mandiamo avanti altri tre giocatori della nostra squadra e facciamo recuperare le energie psicofisiche ai Consawat, perché in queste condizioni al Giappone non segniamo, nonostante ci siamo Risaki. Bisogna dare una scossa e la scossa gliela do io. La scossa gliela do facendo capire al Giappone che sono più forte di Tsubasa e che se voglio lo posso schiacciare. I Consawat vedete che non sono in condizione di ripartire in fase offensiva. Chana si butta a testa bassa per provare a portare via la palla a Tsubasa e Bunnak attende. Rapido scambio a centrocampo e Bunnak ancora attende. Di nuovo Tsubasa con Sano. I due si passano il pallone, amministrano, puntano la porta avversaria e Bunnak attende. Come quelle belve feroci che aspettano un po' nel sottobosco, no? Siete presente, no? Quando si vedono nei documentari grandi felini che attendono che la preda arrivi alla distanza giusta per ghermirla con un colpo solo. Stessa cosa fa Bunnak. Dopo l'ennesimo dribbling di Tsubasa sui Consawat, ormai retrocessi in posizione difensiva, è il momento di andare ad attaccare la preda. Saltando fuori dal suo nascondiglio, Tsubasa viene puntato da Bunnak. Il problema è che non viene solo puntato. Viene puntato e intercettato con una furia e una forza che Tsubasa non ha mai sentito neanche dei suoi avversari più potenti. Neanche Yuga l'ha mai colpito così duramente. Il campione di Muay Thai sfoga tutta la sua potenza delle sue gambe su quel pallone, diritto nello stomaco di Tsubasa. Ed è un colpo devastante, che viene reso benissimo dalla tavola che vedete disegnata qui. È una botta terribile, con Tsubasa sbalzato in aria e il pallone che torna saldamente tra i piedi di Bunnak. E come da titolo, anche al VAR mi sembra tutto ok. Nessuna protesta, nessuna polemica. Gli ha dato semplicemente un calcio in pancia che se lo ricorderà tutta la vita. Però è così. Andiamo avanti. E il nostro capitano è distrutto. È ai minimi termini. A terra. Senza possibilità di riprendersi. Ed arriva il gesto che ha reso famoso Bunnak con il pollice verso
un po' alla, come già detto, come abbiamo già citato, come i gladiatori dell'antica Roma, pollice verso per Tsubasa, come per dire da qui non ti rialzi più, è la tua fine Tsubasa. Qui vedete la differenza anche di stile e disegno fra l'anime e il manga, no? Vi faccio una leggerissima premessa. Io sto seguendo in maniera precisa la storia del manga, come ormai da qualche puntata. Non perché l'anime non mi piaccia, anzi questa è un'ottima partita dal punto di vista dell'anime, ma l'anime ha molti buchi ed è molto più sbrigativo su certi avvenimenti. Quindi andiamo direttamente sul manga, anche perché questa dell'anime è l'ultima puntata che viene raccontata. Da qui in poi la serie dal punto di vista del cartone animato si interrompe e abbiamo a disposizione solo l'anime. Quindi ci conviene, sia a me che devo raccontarlo e a voi che lo ascoltate, proseguire da qui in poi su questo filone, anche perché questo poi sarà l'unico media che possiamo utilizzare per seguire la storia. Chiusa parentesi. Quindi Bunnak che lascia Tsubasa a terra esanime e fa ripartire i Konsawat. I Konsawat che devono recuperare il loro spirito. E ci viene raccontato con il più classico dei flashback di Holly e Benji, di Capitan Tsubasa, il motivo per cui loro sono così ossessionati dalla vittoria. Sono tre fratelli. Il padre, quando ha messo al mondo il terzo maschio, la prima cosa che ha detto la moglie, ed è una cosa che probabilmente se avessi detto io a mia moglie mi avrebbe staccato la testa di netto dopo la gravidanza: perfetto, adesso con tre maschi posso mettere su una squadra di Sepatakuru. C'ho tre maschi, posso fare, perfetto, c'ho la squadra. È come se un padre dall'undicesimo figlio dicesse: perfetto, così abbiamo la squadra di calcio piena, no? Perfetto, quindi lui ha il terzo maschio, tutto felice, perché può mettere sulla squadra di Sepatakuru. E i tre vengono allevati a pane e Sepatakuru. E dal punto di vista della filosofia della famiglia, la strategia è vincente, perché i tre, oltre a essere particolarmente portati di loro, sono anche bravissimi a giocare a Sepatakuru. Vincono numerosi trofei, sono i campioni di Thailandia e da lì a poco andranno a giocarsi la Coppa d'Asia con il resto dei team di Sepatakuru. Nonostante siano giovanissimi, sono già dei campioni affermati di questo sport. Ma il più grande di tre, Faran, un giorno in riva al fiume, rivela ai suoi fratelli che per lui è l'ultima esperienza relativa al Sepatakuru. Non vuole più giocare a Sepatakuru, ma vuole giocare a calcio. Vuole giocare a calcio, ama il calcio, è ossessionato dal calcio e vuole esibirsi in quella disciplina. Vai Torubi, mandami pure una mail, non c'è problema. E perché vuole esibirsi nel calcio? Perché il calcio è mondiale, mentre il Sepatakuru è vincolato a una piccola regione dell'Asia, il calcio è mondiale. Il calcio è conosciuto da tutti, i più grandi campioni giocano lì. Col calcio, diventando bravo col calcio, si possono affrontare i migliori campioni, si può essere acclamati in tutto il mondo, si può raggiungere la cima del mondo intero. E questa è la tavola che ci fa capire un altro dei motivi per cui c'è stata una leggera diatriba sui diritti, no? del fumetto, perché vedete qua si usa tranquillamente l'immagine di campioni reali, i disegni semirealistici di Takahashi fanno paura, sì, qui si usano immagini reali, lì ci sono campioni, c'è Roberto Baggio in prima fila, c'è Kluivert, c'è Campos. Ci sono un sacco di giocatori reali, adesso tutti non li riconosco. C'è Gullit, se non vedo male, quello con le trecine in mezzo. Insomma, chi più ne ha più ne metta, senza che a nessuno di questi giocatori sia stato riconosciuto lo sfruttamento dei diritti d'immagine. Quindi questo è un altro dei motivi per cui la serie gradualmente è stata bandita in Europa. Perché prima o poi, col crescere della fama della serie, inevitabilmente qualcuno deve aver segnalato ai rispettivi proprietari dei diritti che qualcuno stava guadagnando sfruttando i loro nomi, e quindi gradualmente gli hanno segato le gambine. Cos'è il diritto d'immagine? Non saprei. E quindi i Konsawat hanno fatto una promessa al padre. Dopo una serata a litigare, perché il padre, come potete immaginare, sono assolutamente ossessionato da Sepatakuru,
non vuole che loro abbandonino e mollino tutti proprio adesso che sono così vicini a diventare dei campioni d'Asia per andare a giocare a calcio. E allora loro tre fanno una promessa: noi ci qualificheremo alla Coppa del Mondo giovanile. Se non dovessimo qualificarci al campionato giovanile mondiale, noi lasceremo il calcio e torneremo a giocare a Sepatacuro. Quindi per loro quella partita significa tutto, c'è in palio il loro onore, il loro amore per il calcio e per lo sport che vogliono continuare a portare avanti. È proprio in nome di questo onore che loro recuperano la forza che hanno maturato e allenato nel corso di questi mesi e sfogano questa rabbia sul Giappone, ma con una classica azione combinata aerea sobrissima che chi di voi non ha visto giocando, guardando i campi di calcio, giocando a calcio, chi non ha provato a saltare con i due piedi sopra, contemporaneamente sopra i due piedi di altri due giocatori per volare in aria come un aquilone, come un proiettile, per poi scaricare alle spalle del solito inerme Morisaki il pallone. Insomma, l'onore dei Consawat viene ristabilito in questa azione con la rovesciata di Chana, proiettile vivente, e 1-1 il punteggio. Tanto saluto God, ciao, ben arrivato. Pallaric, ma nel manga i personaggi di nazionalità diverse si parlano tranquillamente? Sì, sì, assolutamente. Shaolin Soccer, esatto. Wakashimatsu fa sia calcio che karate, questi non possono fare calcio e calcio leggermente diverso. No, no, è legittimo, ma è il bello di questa serie che tutti possono fare tutto e siamo solo all'inizio e deve arrivarne ancora di roba, ad avvenirne ancora di roba interessante da vedere, come un ciuldo volante, esatto, come un ciuldo volante. Ancora ne ha da venire di roba da vedere, ragazzi, questo è solo l'inizio, siamo solo alle qualificazioni asiatiche, deve arrivare un campionario di animali e creature che ancora non avete idea. Non è finita però per il Giappone, perché con i Consawat ritornati in possesso delle loro facoltà e con Tsubasa che si rialza, la partita può ricominciare. E Bunnak se la ride, dice: caspita Tsubasa, ti sei alzato come un pugile sul 9, eh? Fossi in te sarei rimasto a terra, però ti sei voluto rialzare, bravo, come un pugile sul 9, te ne do atto. Però vediamo quanti altri colpi potrai resistere da qui avanti. Calciatori fantastici, dove trovarli? Esattamente. E quindi Bunnak decide che vuole mettere il punto esclamativo su Tsubasa Ozora, sul lasso del Giappone. Sapete cosa facciamo? Datemi la palla, va, fate venire Tsubasa Ozora qui a recuperarla, che gli faccio vedere come si fa un dribbling di potenza e come si aumenta la propria statistica potenza a breve distanza. Ma con un dribblinghino tranquillo, modesto, cioè arriva alla distanza ravvicinata dal buon Tsubasa e gli scarica una cannonata proprio lì dove poco prima gli aveva alleggerito l'apparato digerente con un colpo di tibia insieme al pallone. Quindi Bunnak, senza andarci troppo per il sottile, alleggerisce Tsubasa con un'altra pallonata devastante per il colpo che probabilmente vale il KO verso il campioncino giapponese. E vediamo qui in un ennesimo flashback che anche Bunnak si è allenato duramente per queste qualificazioni asiatiche insieme a Consawat, dove che affrontava tre alla volta e che ha respinto prontamente dileggiandoli, dicendo loro: insomma, sarete anche bravi dal punto di vista acrobatico, ma appena scendete a terra non siete in grado di resistere al minimo confronto fisico. Vi faccio io come vedere come si fa. E quindi allenamento sicuramente tosto dal punto di vista fisico, però c'è anche grande sintonia fra tutti i giocatori, perché in un impeto di confidenza con i tre fratelli lui si apre e dice: beh, il mio sogno è quello di, io gioco a calcio perché il ring del campo di calcio è molto più grande di un ring di Muay Thai e perché con il Muay Thai non posso puntare al mondo come potrei farlo con il calcio, io voglio diventare il giocatore più forte del mondo, voglio puntare al mondo. E questa sua ambizione viene riconosciuta e come essere la stessa dei tre fratelli Consawat, che si mettono a ridere. Lui non capisce una mazza perché troppe botte in testa alla lunga fanno male,
e quindi neanche più il sarcasmo è in grado di capire. Però, però i tre più Bunnak, quindi i quattro pilastri della nazionale thailandese, condividono un sogno. Condividono quel sogno di essere giocatori protagonisti su un palcoscenico più grande di quello dove si sono esibiti finora e che li ha riconosciuti come delle superstar. Il Sepatakuru e il Muay Thai. Quindi è il momento per loro di puntare un palcoscenico più grande. E questa è una motivazione forte, molto simile a quella che hanno anche i giapponesi. Quindi dal punto di vista motivazionale non manca niente ai thailandesi per ambire a raggiungere e superare il Giappone. Recuperato il pallone su un tentativo di decapitazione di Bunnak, di nuovo su Tsubasa che ancora una volta ha provato a rialzarsi. E quindi Bunnak scarica una cannonata per provare a staccare la testa con la palla a Tsubasa. I Konzawat non si fanno attendere. Chana volante sulla fascia. Cross in mezzo su Faran che vede arrivare Mizugi. Pallonetto di Faran su Mizugi in mezzo all'area. Colpo di testa del gigante dei fratelli Konzawat. E Thailandia che passa avanti 2-1. Leggo un po' di messaggi. C'è Tsubasa che vomita anche il cenone di Natale del 64, esatto. L'arbitro era al bar, non si fa nessun tipo di problema perché quel pallone è valido. Sembra una Kamehameha, esattamente. Va bene, c'è l'MMA, però ancora non era così diffusa come adesso, dove potevi magari fare qualche soldino. Intanto ciao Bax, non ti avevo visto, ciao ben arrivato. Se vuoi puntare al mondo delle arti marziali dobbiamo l'MMA. Eh sì, ma si guadagna un po' di più col calcio, eh? Tsubasa deve capire che da lì non si deve alzare più. Esatto, Gabriele, il messaggio che vuole mandargli Bunnak è esattamente quello. Ma i Konzawat intanto rimettono il risultato dove gli appartiene, avanti sul 2-1. E come vi ho detto, le motivazioni sono fortissime perché Bunnak guida l'avanzata e la carica della sua squadra. Dobbiamo arrivare anche oltre l'Asia. Dobbiamo arrivare al mondiale giovanile, partendo da qui, da questa fase delle qualificazioni asiatiche, per cui avanti tutta. Guida la carica dei suoi, nuova azione aerea, Ishizaki e Izawa non la vedono la boccia. Di nuovo pallone altissimo da parte di Faran, azione combinata degli altri due fratelli Konzawat, rovesciata volante, ennesima rovesciata volante, e 3-1 per la Thailandia. Le stanno massacrando. Sì, Ale Ale si è abbonato, Bax si manda il gruppo Sabah Ale Ale, esatto, esatto. Aiaiaia, scusate, l'età che avanza. Sul 3-1 il Giappone il colpo lo sente, al di là di Tsubasa il colpo lo sente. Ishizaki, Kishida, persino Mizugi non ha retto il colpo del 3-1. Lo sentono fortissimo e Tsubasa sta portandosi dietro i postumi delle botte ricevute da Bunnak ed è difficile per lui anche deambulare in questo momento. Allo stesso tempo, sugli spalti, abbiamo tanti protagonisti curiosi di vedere come andrà questa partita, perché ci sono squadre che hanno già superato il loro turno delle qualificazioni asiatiche o sono sicure di farlo, e quindi sono curioso di vedere chi sarà il prossimo avversario, perché da lì manca poco a decidere chi giocherà nel prossimo turno. Quello è Kishida, Kishida non è Akai, è il buon Kishida. E vediamo che c'è la Cina, curiosissima, c'è la Corea, curiosissima, con il capitano Lee, e poi c'è Owairan, il principe Owairan, capitano dell'Arabia Saudita, molto curioso e sicuramente ottimo conoscitore del calcio giovanile, perché è sicuramente interessato a vedere come Tsubasa Ozora reagirà, ed è uno dei primi a dire: ragazzi, occhio, perché non date per morto Tsubasa Ozora, Tsubasa Ozora è un fenomeno, dategli modo e tempo e vedrete che la partita proverà a ribaltarla fino all'ultimo. Nel frattempo, in un gesto sportivo e allo stesso tempo veramente di un'eleganza rara, l'allenatore della Thailandia abbandona il campo e
si ritira negli spogliatoi dicendo al suo vice allenatore: fagli andare avanti a giocare, sereni e tranquilli, da qua ne usciamo senza problemi. E il vice allenatore, altrettanto sportivamente, ha detto: ragazzi, se vogliamo fare 10 gol, visto che siamo ancora nel primo tempo, dovete farne altri 2 prima che finisca il primo tempo, perché siete solo 3-1, quindi per fare la media dovete farne 5 adesso e 5 dopo, quindi vi servono altri 2 gol. Forza, fatene altri 2. È un'eleganza e di una sportività rara in un campo di calcio, e questo è il calcio che amiamo, queste sono cose che fanno bene al calcio e l'unione tra i popoli che non genera astio tra le persone, quindi così. D'altra parte, per il Giappone non c'è altro da fare, possono solo affidarsi a Tsubasa. La tattica di Gamo, che ormai è andata a pallino completamente, ma dopo i primi 10 minuti, è: passate la palla a Tsubasa, passate la palla a Tsubasa e lui qualcosa combina, tira fuori dal cilindro. È l'unico modo, ragazzi. Difendetevi in 10 e lasciate il pallone a Tsubasa, in qualche modo lui la svanga. E Tsubasa lo sa, non c'è modo di cambiare la partita senza passare a Tsubasa, un po' come Lukaku, esatto. Il Giappone però non si arrende, è consapevole del fatto che la partita sul 3-1 si può ancora recuperare, hanno recuperato anche situazioni peggiori. L'umiltà della Thailandia, esatto. Ciao Ale, grazie dell'abbonamento e a presto, intanto Max ti manderà il link. Il Giappone non si arrende, vediamo tecniche combinate fra i difensori per provare a intercettare i palloni volanti dei Consawat, ma allo stesso tempo il sacrificio, l'immolazione di Kishida, che... Ah, Montricheco, grazie dell'abbonamento, caro. Bentornato, grazie mille, bentornato tra noi. E stai qui con noi adesso, con un po' a guardarti la live, grazie mille. Dicevo, il sacrificio di Kishida, che riconosce che lui è tra i titolari perché... Sì, un tacasso di volante, esattamente, lanciato dai Shizaki per andare a intercettare il pallone dei Consawat. Dicevo, Kishida riconosce che il suo status non è di essere quello tra dei titolari, che molto probabilmente se ci fossero stati Gito, Soda, Tachibana, probabilmente lui il campo non l'avrebbe mai visto e le qualificazioni asiatiche non l'avrebbe mai giocate, però ha l'orgoglio di essere uno dei convocati del Giappone e decide di mettere tutto il suo corpo nel tackle dello squalo, che l'ha reso famoso anche in Rise of New Champions e che tutti conosciamo, quindi assalto quasi kamikaze di faccia contro il piedone di Sakun, che arriva a tentare di tirare in porta. Immolazione, ma neanche la panchina, dice Frank Lupone, esatto, no, volevo renderla un po' più romantica, però va bene. Quindi l'immolazione che però serve a far arrivare la palla a Tsubasa, al capitano del Giappone. Nel frattempo, mentre Tsubasa tenta di imbastire un'azione che sia degna di questo nome, con qualche difficoltà, negli spogliatoi l'allenatore della Thailandia è lì che si fuma la sua bella sigaretta. Ah, sereno, ma che bella. Ah, mi fumo una bella sigaretta e mi guardo questa partita. Cioè, lui è andato negli spogliatoi per guardare la partita alla televisione quando poteva starsene in panchina, non ho capito il senso. Sta di fatto che mentre lui è lì negli spogliatoi che si fuma la sua bella sigaretta, bella paglia e via, qualcuno dietro di lui gli dice: stai sottovalutando il Giappone, stai commettendo un grosso errore. Il Giappone giovanile non si arrenderà fino all'ultimo e finché c'è Tsubasa noi saremo ancora vivi. E quella voce dietro di lui è quella di Genzo Wakabayashi, l'asso, l'angelo. E non puoi fumare in campo, beh, sono sempre fumato. Vabbè, quantomeno negli anni 90 si poteva. La voleva vedere in 4K, può essere, Giampi. L'asso, l'angelo custode del Giappone è tornato ed è negli spogliatoi, pronto a dare una mano, anzi due, i due polsi, ancora non proprio il 100% dopo i postumi lasciati da Clive Ortelevin, però lui, l'angelo custode, c'è. Il Super Gate Goalkeeper c'è. No, non è la maglietta della Francia, è la maglietta di... Come avevamo visto Perino, che aveva le maglie della Nike, lui ha la maglia delle Coq Sportive. Le Coq Sportive.
Bravo Scia, esattamente quello del logo, quindi in barba anche al marchio delle Coq Sportif. Anche questo è un ennesimo marchio mostrato senza che ne vengano riconosciuti i meriti. No, no, figurati. Quindi torna. Torna. Lui le ha tutte le marche sportive, assolutamente. Il gallo sportivo, esattamente, Bomber Bottas. Torna ed è pronto a gettarsi nella mischia. Ma non è ancora il suo momento. Non è ancora il suo momento, perché l'azione guidata da Tsubasa è arrivata nei pressi di Bunnak. È arrivata nei pressi di Bunnak. Il capitano del Giappone, senza indugi e con tutta la forza che ha in corpo, si approccia al capitano della Thailandia e scarica un violentissimo drive shot, specificato dal fumetto come drive shot, in piena pancia, nella pancia del suo avversario, proprio una botta tremenda. Vedete che Bunnak comunque in un primo momento sembra accusare la bordata. Ma è una sensazione che dura 2 secondi, perché gli addominali d'acciaio temprati dai calci del Muay Thai respingono il tiro di Tsubasa e sul conseguente rimpallo che avviene, il contrasto aereo fra i due, l'impatto è violentissimo, la testata è fortissima, i due cozzano in cielo come due sassi, come due macigni e nell'atterraggio lo sconfitto dal punto di vista fisico è senza dubbio Tsubasa, che vedete rovinare clamorosamente per terra, cadendo sulla spalla, ancora con i segni del sangue sulla fronte. Anche Bunnak non ne esce totalmente illeso da questo confronto, però fisicamente su un altro livello. Prende il pallone, guida l'avanzata della sua squadra e prova a puntare all'ennesima segnatura per la Thailandia. Ma non è finita, non è finita. Di fronte a questo arrembaggio della Thailandia, che Gamo guarda sconsolato dalla panchina, Wakashimazu dagli spalti decide che è sufficiente, che è troppo. Prende i guanti, si getta giù per le scale, ma c'è un ma. Morisaki, in un impeto di coraggio, decide che è il momento di provare a salvare la situazione. Basta, dice, ne ho presi troppi. Basta, devo parare, devo risolvere la situazione. Se sono arrivato in nazionale, merito di Tsubasa. Devo dare il massimo, devo riuscire a difendere la porta. Tsubasa nel frattempo viene portato fuori in barella. Viene portato fuori in barella, si risveglia e vede Genzo, vede Wakabayashi, dice: sono morto? Sono. Ma come. Cosa ci fai tu qua? Se vedo te perché sono morto. Quindi, che pensiero strano di paradiso che abbia Tsubasa, non voglio sapere nei suoi sogni più intimi che cosa venga fuori e venga proiettato. Sta di fatto che Tsubasa si risveglia in infermeria, dove viene galvanizzato da Wakabayashi che gli dice: forza, basta cazzi. Torniamo a giocare. Tirasi su che andiamo. Nel frattempo Morisaki difende la porta del Giappone contro l'assalto thailandese e riesce in una parata, immolando e donando il suo corpo alla causa. Scusate, Wakabayashi che gli dice: caspita, bravo Morisaki, hai parato per la prima volta in tutte le qualificazioni asiatiche. Complimentissimi, sei veramente il super great Guzzi Gab Keeper, che no, SGGK, che per Wakabayashi è super great goalkeeper, per Morisaki vuol dire, adesso ve lo dico, aspettate, aspettate, che me lo dice. Aspetta, non lo ricordo. Ah, tra l'altro,
scusate, mi sono dimenticato, ma prima di questa parata di Morisaki era arrivato il quarto gol della Thailandia. Quindi in questo momento, sull'ultima parata di Morisaki, era arrivato anche il quarto gol di Bunnak dopo il contrasto con Tsubasa. Quindi quello sanguinante è arrivato. Super Gozzi, Guzzi goalkeeper, grazie. Avevo il dubbio più che sul nome di Morisaki sul quarto gol, infatti adesso me lo sono chiarito grazie al bigino che sono andato a recuperare. Quindi dopo il contrasto sanguinante con Tsubasa è arrivato il quarto gol, e prima dell'ingresso in campo di Wakabayashi è arrivata la parata in extremis che ha evitato il quinto gol della Thailandia. Bravissimo Morisaki, dopo quattro pere hai parato, questa è la sintesi. E sulla comparsa del primo Angelo Custode del Giappone, che salutiamo il numero 42 e diamo il benvenuto al numero 43. Tac. Eccoci qua. Posso avere Morisaki a fantacalcio. Tsubasa con la fascia da Matsuyama, perché ha preso più botte lui che un fabbro, che è la l'incudine di un fabbro. Quindi questa è la copertina, sempre Star Comics 2003, andate a recuperarlo, bla bla bla. Attenzione, perché altro fallo di Izawa su Chana, sostituzione del portiere, esce Morisaki ormai stremato dopo una parata e quattro gol presi, ed entra il super great goalkeeper originale, attenzione. Entra, punizione, e Wakabayashi fa subito segno. I sette della barriera del primo tempo non mi servono, levateli, ci penso io. È già cambiata la musica, perché da 7 a 0 capite un po' che è cambiata l'antifona. Esatto, come Müller fece nel mondiale under 16, qui Wakabayashi allontana tutti quei scacciacani che ha di fronte nei difensori. Danny Mello è un po' troppo sottovalutato, perché è più piccolo e quindi avrà il suo momento di gloria più avanti nella storia. Sul calcio di punizione la barriera era assolutamente inutile, perché i Consawat, spronati dal suo allenatore, ritornato in panchina dopo l'arrivo di Wakabayashi, terrorizzato dall'arrivo di Wakabayashi, il suo allenatore e vice allenatore gli chiede: ma è così forte sto portiere? Beh, insomma, vedi tu, io l'ho visto giocare in Germania, questo non ha preso neanche un gol, e si parlava di naturalizzarlo tedesco, quindi io penso che così scarso non sia, questo è veramente un asso per il Giappone. Devo far vedere sta tavola a Perin, esatto. Quindi è assolutamente un fenomeno Wakabayashi. Dobbiamo cercare di stare molto attenti, perché con Wakabayashi in porta e Tsubasa la musica potrebbe cambiare. Triplo tiro aereo combinato dei Consawat, ma il buon Genzo, senza andare troppo per il sottile, a 16 anni in Bundesliga, fai tu, senza andare troppo per il sottile, doppio pugno in uscita, la tecnica che avete visto se giocate a Captain Tsubasa Dream Team, no? La parata delle Genzo qualificazioni asiatiche è proprio questa, dove spazza via i tre Consawat e il pallone e rimanda la sfera da Tsubasa. Però ancora non basta, perché la nuova coppia d'oro del centrocampo giapponese è Tsubasa con Sano. I due scambiano, Tsubasa impatta con Bunnak, riesce a servire l'acrobatico giocatore giapponese, l'acrobata del Giappone, come viene chiamato e descritto all'interno del manga, sempre con l'asterischino col nome originale. Ma il passaggio di ritorno di Sano su Tsubasa non è all'altezza di Misaki o di altri giocatori che possano dare il massimo in una coppia d'oro con Tsubasa. Passaggio intercettato e palla inesorabilmente persa per il Giappone. Nel frattempo è arrivato un aereo dall'Italia e il passeggero che è appena sceso nell'aeroporto è su un taxi, ha trovato traffico, e visto che lo stadio è troppo lontano e c'è troppa coda, non si riesce ad arrivare in tempo alla partita, decide di scendere dal taxi ed incamminarsi di corsa verso il luogo della partita.
quello che ha tirato in mezzo alla, il pallone in mezzo alla folla senza motivo, assolutamente. Nel frattempo Wakabayashi è sotto pressione da parte di tutto l'attacco thailandese e i suoi pugni non sono decisamente in condizione, non riesce a trattenere il pallone, è lì probabilmente con qualche infiltrazione, con qualche aiutino di antidolorifico che gli permette di giocare, ma non riesce a trattenere il pallone, è costretto a respingerlo ad oltranza, non una, non due, ma ben tre volte, e continua a difendere la porta del Giappone. Vedete come i suoi polsi tremano di fronte a tutte le legnate che la Thailandia sta scaricando verso la porta giapponese. C'è bisogno di una svolta. Così non va, così non basta. Arriva l'altro angelo, finalmente. Dopo essere stato respinto dalla sicurezza dello stadio, dopo essere stato allontanato dalla sicurezza dello stadio, finalmente riesce a entrare, grazie all'aiuto dei membri della federazione, il numero 20 che Gamo aspettava da giorni, ma che dico giorni, ma che, settimane, ma che dico settimane, anni, mesi, insomma, erano eoni che lo aspettava. Sentite il nano in sottofondo? Sentite il nano in sottofondo? Bene, che si è svegliato, quindi non è un bel segno. Arriva finalmente il numero 20 del Giappone, Shingo Aoi, oh, finalmente dall'Italia, arriva carico di mille speranze, pronto a essere acclamato dai suoi compagni, che però non l'hanno mai visto e non riconoscono, non sanno chi cacchio è questo qui che si è presentato con la maglia numero 20. Dicono, ma tu chi cazzo sei? Infatti c'è la classica scena manga con lui che sviene perché gli dicono, ma non sappiamo chi tu sia. È Matteo, esatto. Senza farsi particolari problemi, né patemi, né neanche preoccuparsi dello stato d'animo della squadra e dei suoi componenti, come arriva Shingo e la palla esce fuori, Gamo fa, Sano, fuori dai coglioni, Sano, esci, esci Sano, esci, quasi strappandosi i capelli, fa, Sano, fuori dentro Shingo, muoviti, muoviti, entra dentro che ti prendo a pedate. Ho capito, ma non credo che tu possa mettere in distinta un giocatore che fisicamente non c'è. Vabbè, lascia stare, queste sono le architetture dei manga, va bene così. Lui lo fa. Sano, via dalle palle, esci, levati e sparisci, gli dà anche una pedata quando lui esce, fa, ma io ero l'unico che stava provando a giocare. Levati! Insomma, lo leva e gli dice a Shingo, ascolta, a me importa zero. Vai dentro e prima della fine del primo tempo devi segnare un gol per farti perdonare del ritardo che hai causato e del sedicente traffico che hai inventato, non mi è suonata la sveglia. Ok. Sta di fatto che Shingo entra in campo ed è una bomba, travolge e ribalta la partita con una energia, una forza, un'intensità mai vista sul campo da calcio fino a quel momento in quella partita. Arriva, ruba subito palla alla Thailandia, si libera di quattro difensori col dribbling del Monte Fuji che avete visto, avete imparato a conoscere sempre se giocate a Capitan Tsubasa Dream Team, ed è pronto al primo passaggio. Ci sono liberi Matsuyama, Mizuki, Shizaki, Izawa, insomma metà della squadra è libera, pronta a raccogliere il suo passaggio perché sono andati tutti su di lui a convergere. Ma il primo passaggio non può che essere per il capitano Tsubasa Ozora, che legge benissimo le azioni, le capacità, le tecniche del nuovo compagno di squadra e lancia un passaggio che praticamente, lo vedete in questo quadratino, copre tutto il campo e con il ritmo di un passaggio copre tutto il centrocampo sostanzialmente. Quindi Shingo riceve un pallone, un passaggio triangolare. Ecco Gandolari che ci dà un'interpretazione del pallavolo, adesso lo leggo, finisco di raccontare l'azione. Con un passaggio triangolare, anche questo famosissimo su Dream Team, riesce a rimpattare il pallone dentro l'area di rigore e a consegnare il risultato sul 2-4 proprio sul fischio del primo tempo. Della fine primo tempo. Tanto leggo Gandolari. Ti posso assicurare che secondo il regolamento ufficiale di pallavolo puoi inserire in distinta un giocatore ritardatario che verrà riconosciuto al suo arrivo. Ok, quindi pallavolo si può fare, io non sono esperto della regolamentazione sul subentro dei giocatori, però vabbè, fa sorridere il fatto che l'avesse registrato ma questo non avesse mai risposto a una convocazione, per cui va bene così. Nita mi guarda male, vabbè, no, non è Nita che ti guarda male, però questa immagine di Nita è particolare perché se tu ti sposti
gli occhi ti seguono, quindi puoi vedere se Nitta ti segue a seconda di come tu sposti il tuo dispositivo. Finisce il primo tempo e mentre Shingo chiede all'allenatore di rimanere a scaldarsi all'interno del campo con un numero, la sua classica esibizione di palleggi, rovesciate, tiri in porta, insomma le stesse cose circense che fa... Questo è l'allenatore della Thailandia, la sua reazione dopo il gol di Shingo. Proprio avuto questa reazione qua che avete sentito in diretta. E mentre lui rimane in... ad allenarsi all'interno del campo. Ah, ok, Bomber Bottas che specifica, ok. I giocatori si trovano agli spogliatoi e gli umori sono completamente ribaltati rispetto a quelli che erano prima dell'inizio della partita. Se i giapponesi sono galvanizzati dall'arrivo di Wakabayashi, dall'arrivo del nuovo giocatore che porta una ventata d'aria fresca nei ranghi e sembra aver trovato una nuova alchimia, sintonia con Tsubasa, dall'altra parte l'allenatore della Thailandia, uscito chiamando il vantaggio a doppia cifra, qua comincia a dire: ragazzi, c'è da portare a casa la pelle, siamo 4-2, bene, però c'è Wakabayashi in porta, quindi difficilmente ne faremo altri, c'è questo nuovo che non conosco, c'è Tsubasa, va bene, c'è Bunnak, ma ragazzi, da questo momento giocate difensivi, non voglio più vedervi andare all'attacco in maniera scriteriata, giocate difensivi. Ma la squadra non la prende bene, la squadra non la prende affatto bene. Bunnak guida le proteste di tutta la squadra, anche dei Consawat, e dice: no mister, questo non è il nostro stile di gioco. No, brava Sakura Re, no, questo non è il nostro stile di gioco, noi giochiamo sempre all'attacco per vincere, sempre e comunque, per cui non faremo catenaccio, non faremo difesa a oltranza, noi si va per continuare a offendere e a colpire il Giappone, anche se in porta c'è Wakabayashi. Inizia la partita e le indicazioni di Tsubasa ricevute da Gamo sono molto semplici: fai con Shingo Aoi quello che vuoi, sei tu il game maker, sei tu il playmaker, il regista della squadra, prendi Shingo e fanne quello che vuoi in modo tale che ti possa dare il maggior aiuto possibile per ribaltare il risultato. Tsubasa si affida a Shingo, Shingo sul calcio d'avvio fa un po' quel che vuole lui, quindi prende la palla da Tsubasa e parte dritto per dritto, individua qual è il cuore pulsante della morale thailandese, è ovviamente il capitano Bunnak. Lo punta dritto per dritto e sperimenta per la prima volta in campo una delle sue finte, la proverbiale finta d'angolo retto. Quindi prende, punta il giocatore, all'ultimo momento lo scarta sulla destra in questo caso, e poi punta dritto per dritto a saltarlo e lo salta, il movimento è perfetto, tac tac tac, disegna una L, praticamente una S angolare davanti a Bunnak, ma la tecnica non è ancora precisa e il pallone resta lì, e quindi ottimo movimento di Shingo, ma il pallone l'abbiamo già perso. E qui c'è il colpo dell'asso, liberatosi un po' delle costrizioni della difesa thailandese, ma della marcatura asfissiante di Bunnak, che ora deve concentrarsi su un doppio fronte, sia quello di Shingo sia quello di Tsubasa. Trovando lo spiraglio, Tsubasa fa vedere a Shingo come si utilizza un dribbling avanzato, ma con il pieno possesso della propria tecnica. Carlos Turn, Santana Turn, nel manga si chiama così, gira intorno a Bunnak facendolo scavalcare dal pallone. Bunnak non è Carlos, non ha l'agilità di Carlos, non ha la capriola rotante che può andare a intercettare quel pallone, come abbiamo visto nella partita tra San Paolo e Flamengo. Bunnak conosce solo un modo, quello del Muay Thai. Allarga il braccione e tenta di decapitare Tsubasa per la terza volta nella partita, con un intervento quasi sicuramente, senza quasi, falloso. Quindi allarga e gira il gomito. Se lo prende gli stacca la testa, proprio di netto, con un lavoro pulitissimo, neanche Mortal Kombat. Tsubasa legge l'azione, anche su chiamata di Aoi, nell'anime vediamo benissimo il momento in cui gli dice occhio al fallo, quindi Tsubasa si abbassa, schiva Bunnak, il pallone è ancora in alto per effetto del Carlos Turn,
Shingo legge il tentativo di Bunak di fallo e, pensando che il compagno possa perdere il pallone, si getta per colpirlo di prima intenzione. Stessa cosa fa Tsubasa, che aveva perfettamente sotto controllo la situazione. Ne nasce un nuovo tiro combinato aereo nei cieli del Giappone e palla che finisce in rete per il 4 a questo punto a 3 per la Thailandia. Vantaggio che si riduce. È nata una nuova combinazione, è nata una nuova coppia d'oro all'interno del Giappone. Andiamo avanti. A quel punto Bunak si comincia a sentire quella fragranza croccante ma allo stesso tempo marroncina che si avvicina, cioè sente quell'odore lì poco piacevole di partita buttata nello scarico del water. Ti piace, Joe? È messa apposta, visto che siamo in quel contesto, lo teniamo. Ciao, buonasera a te. Sente quel problemino, quell'errorino lì, quel profumino di merda, ok, così lo abbiamo detto. E dice, ragazzi, ok, abbiamo fatto i ganzi per esattamente 6 minuti, basta, da questo momento giochiamo in difesa, va, facciamo così, facciamo che giochiamo in difesa, perché qua la vedo grigia, quindi buoni lì e giochiamo in difesa. Vittoria prima di tutto. Wakabayashi allora a un certo punto, perché Wakabayashi è vero che gioca in porta in Germania, perché è un bravo portiere, ma sin dai tempi degli elementari è sempre stato in grado di leggere le partite e di dare degli input precisi ai suoi compagni di squadra, in particolare i difensori. Ciao Titta Goliath, ho visto adesso, ciao caro. Allora guarda Mizugi, e gli dice: si stanno chiudendo in difesa, non abbiamo bisogno del libero fisso davanti a me. Si chiami libero per un motivo, perché puoi muoverti, muoviti. Guarda che Aoi è circondato, Tsubasa è pressato, in questo momento c'è troppa concentrazione in mezzo al campo. Hai spazio, staccati. E Mizugi si stacca, recupera il pallone e fa partire un tiro. Così, un po' velleitario, e che Bunak serenamente battezza fuori. Vedete che l'espressione di Bunak dopo il tiro di Mizugi è semplice, sparata alta. Peccato che quello sia un drive shot, e quindi la foglia morta cade proprio dopo il tiro del buon Mizugi e si scarica proprio dietro le spalle del portiere per il pareggio del Giappone. Flescione di Mizugi con la morosa Yayoi sugli spalti che piange insieme alla Sanae, fidanzata di Tsubasa, e Wakabayashi e Tsubasa che si complimentano con lui. Pallone che è arrivato su un'imbeccata di Tsubasa, suggeritogli da Aoi, che ha visto staccarsi in anticipo Mizugi e gli ha suggerito di passare il pallone. Il portiere thailandese non ha l'abilità segreta, piglia flash da chiunque. Quindi Aoi viene riconosciuto l'ennesimo merito di aver consigliato il passaggio a Mizugi, che ha scaricato alle spalle del portiere della Thailandia. 4 pari. A quel punto la Thailandia non ci sta più. Inutile rimanere a difendersi. Yayoi Yayoba, esatto, ok, devo andare. Olli ha una fidanzata, sì, Sanae, e vedremo che poi loro sarà un rapporto molto importante, per cui lo vedremo nelle prossime settimane. La Thailandia non ci sta più, dice, basta difendere oltranza, ormai ci hanno pareggiato. È vero che noi col pareggio passiamo, però non possiamo rimanere qui schiacciati, qui ci stanno sovrastando. Attacchiamo, che è quello che sappiamo fare bene. L'allenatore della Thailandia è d'accordo, è consapevole che il cuore dei propri ragazzi vada ascoltato. Si lancia la Thailandia in un attacco furioso. Il signor Consawat, il papà dei tre gemelli, dei tre fratelli Consawat, è stordito, è stranito. È la prima volta che vede i suoi figli giocare in quella maniera, che vede il cuore dei suoi figli giocare così.
attacco feroce da parte dei Consawatt con un'azione particolare. Patty sarebbe sana, esatto, Kiri. Un'azione particolare, una catapulta dove Chana viene lanciato sostanzialmente di fronte a Wakabayashi a una minima distanza con l'intenzione di tirare all'ultimo istante quando il portiere del Giappone non ha più la possibilità di intervenire sul pallone in respinta. Come una catapulta, esatto. Nonostante questo schema possa essere vincente con un portiere normale, e lo sarebbe stato sicuramente con Morisaki, con Wakabayashi no. Non passa. Respinta del portiere del Giappone. Palla che però corre veloce verso il palo. Arriva però Shingo, anche lui come una catapulta, si getta su quel pallone vagante a difenderlo, a colpirlo prima che si insacchi dentro la porta del Giappone e lo difende, lo allontana dalla rete. Sbatte contro il palo e ancora sanguinante si rialza incitando i suoi compagni e riparte come un missile verso Tsubasa per aiutarlo a raggiungere l'agognata vittoria che serve al Giappone per passare il turno. Tsubasa serve un pallone importante a Shingo. Riesce a liberarsi con un dribbling fulminante e anche la complicità di un imbecille difensore della Thailandia che impatta su Bunnak, riesce ad arrivare da solo contro il portiere della Thailandia. Tiro! Tiro di Shingo. Il pallone passa sotto le gambe del portiere. Ormai danno tutti per scontato il gol della vittoria. Ma arriva Chana. E arrivano i Consawatt, che erano partiti dall'altra parte del campo, a difendere con un'ultima disperata catapulta, chiamiamola così, il pallone ormai prossimo a superare la rete, la linea di porta thailandese. Bunnak esulta. Va Takasugi, alla rimessa dal fondo, rimessa lunghissima di Takasugi, specialità della casa, l'unica cosa che sa fare bene, perché ormai il difensore penso che l'abbiano surclassato metà dei giocatori della serie, rimessa lunghissima di Takasugi, palla naturalmente per il capitano Tsubasa, che marcato da tre difensori riesce ad arrivare per primo sul pallone e tira in porta. La palla viaggia veloce verso la porta del portiere thailandese, ma quando tutta la difesa è schierata a intercettare questa palla di Tsubasa, all'ultimo il pallone devia, cambia direzione, si sposta verso Shingo, che con un movimento rallentato riesce a girarsi in rovesciata, difeso disperatamente da Bunnak che con tutto il corpo si frappone fra lui e la porta. In rovesciata Shingo colpisce di rimbalzo sotto le gambe spalancate di Bunnak, che ancora con le braccia aperte a coprire il margine possibile più ampio della porta viene superato e colpito. La palla si insacca, la palla entra, 5-4 per il Giappone. La partita è ribaltata, il Giappone ha vinto. L'ennesimo atto di fiducia di Tsubasa verso un compagno di squadra, come testimoniato da Ishizaki, ha portato il Giappone alla vittoria. E Shingo piange, felice e commosso, per aver realizzato uno dei suoi sogni, quello di giocare con uno dei suoi beniamini, col suo beniamino, e aver realizzato il gol della vittoria sull'imbeccata del suo giocatore preferito. Allora, Torubi, la mail del canale è anarkin... live@gmail.com. Questa è la mail del canale, scrivi pure lì se vuoi mandarmi una mail, non c'è problema. Andiamo avanti. La partita finisce, il Giappone vince 5-4 come detto, ed è il momento della resa dei conti. I fratelli Consawatt sono sconsolati, dovranno abbandonare il calcio. Bunnak, nonostante fosse un gigante di muscoli d'acciaio, piange disperato. E il signor Consawatt va a riscuotere la sua promessa dai suoi figli negli spogliatoi. Il discorso che gli fa è molto importante, è molto particolare, che fa capire il rapporto fra figli e genitori, perché il signor Consawatt gli dice: io non posso permettere che i miei figli escano da sconfitti dal mondo del calcio. I miei figli non usciranno sconfitti, per cui io non vi permetto di tornare a Sepatakuru perché siete dei perdenti.
Tornerete al Sepatakuru solo quando sarete dei vincitori nel mondo del calcio. Per cui continuate ad allenarvi. Continuate ad allenarvi e continuate a giocare a calcio. È il suo modo di dargli la sua benedizione per il buon lavoro fatto, per il cuore, per il coraggio dimostrato in questa partita. Non li rinnega, no, non è che li rinnega, però gli dice: dopo quello che ho visto oggi, non se ne parla che voi lasciate il calcio dopo questa sconfitta. Questi ragazzi senza carattere, anche se tornassero al Sepatakuru, non diventerebbero mai i migliori del mondo. Ho finito. E se ne va. I tre figli capiscono quali sono le vere motivazioni del padre, che rigetta così la promessa in modo tale che loro possano giocare a calcio, e tutti contenti, contenti, ma piangenti, abbandonano il campo da calcio e lo stadio. Così come la Thailandia, che viene eliminata, il Giappone passa al turno successivo delle qualificazioni asiatiche sotto gli occhi felici del principe Weiran, che non vede l'ora di affrontare Tsubasa Ozora sul campo di calcio. Ciao buon pizza, ben arrivato, siamo quasi in chiusura. Ricordate il pallone? Quello che la Thailandia scagliò a Tsubasa quando arrivò all'aeroporto? Siamo alla fine della nostra storia. Tsubasa è pronto a tornare in Brasile con quell'orribile camicia che veramente, ma buttateglielo via. I due si trovano, Bunak con la camicia inguardabile ormai come Tsubasa, il gruppetto si trova in aeroporto dove la Thailandia è pronta a tornare a casa, la nazionale thailandese è pronta a tornare a casa e Tsubasa è pronto a fare il ritorno in Brasile per ritornare a giocare nella sua squadra. Si trova in aeroporto, Tsubasa prende un bel pallone, scrive sopra in giapponese: noi andremo sicuramente al mondiale giovanile, ci vediamo alla prossima, capitano della nazionale giovanile giapponese Tsubasa Ozora. Bunak riceve il pallone, loro non hanno bisogno di 3 settimane per la traduzione, capiscono qual è il messaggio. Ah, togli il correttore automatico, sì, vabbè, scusate. Capiscono il messaggio, riconoscono la superiorità e il valore del loro avversario e lo salutano, attendendolo alla prossima sfida. L'ultima immagine che vediamo nella tavola è l'immagine della spiaggia di Okinawa. E sapete bene chi si allena solitamente a Okinawa e chi ama venirne travolto dalle onde. Si chiude così il numero 43 di Star Comics Captain Tsubasa dedicato ai mondiali giovanili. Bene ragazzi, e con questo terminiamo anche questo secondo episodio di Captain Tsubasa Story, dedicato alla partita Giappone-Thailandia delle qualificazioni asiatiche. L'appuntamento con Captain Tsubasa Story è per settimana prossima, in diretta su Twitch tra le 16.30 e le 17. Non perdetevi gli altri appuntamenti regolari del canale, oltre a Captain Tsubasa Story, Identikit, l'approfondimento su Captain Tsubasa Rise of New Champions, su un personaggio di Captain Tsubasa Rise of New Champions alla settimana, e una nuova serie in arrivo dedicata ai New Hero. Non dico altro perché uscirà il video domani, tra domani e domenica, quindi non perdetevi anche questa nuova serie a cadenza regolare del mio canale. Iscrivetevi se non volete perdervi tutte le novità e seguite anche Paolo National Italia, che come sempre ringrazio per la cortese partecipazione e sostegno a questa serie. Per il momento è tutto ragazzi, io vi ringrazio e vi do appuntamento come sempre al prossimo video. Ciao e viva Tsubasa!